Ciao amici, benvenuti o bentornati su questo canale. Mi chiamo Caterina e nel video di oggi andremo ad aprire uno dei calendari dell'avvento più aspettati dalla gente che parla tedesco. Questo calendario dell'avvento l'ho acquistato 2 settimane fa sul sito svizzero. Ovviamente vi lascio tutti i link dove potete comprarlo dall'Italia. Questo calendario qui ho comprato sul sito Flaconi, che è praticamente un sito che rivende tantissimi beauty prodotti come anche altri, i pinali eccetera, e era una promo sul sito, una promo temporanea immagino, che mi faceva lo sconto di 20 franchi o forse perché ero un nuovo cliente. E l'ho pagato 109 franchi, la consegna è arrivata velocissima. Questo calendario dell'avvento ha all'interno 24 caselline e ci promette che all'interno troveremo i prodotti per 600 euro. Tantissimi, veramente. E, veramente una promessa molto che mi ispira tantissimo. Il packaging è molto bello, viola e sembra un po' glitterato, ma praticamente è solo carta. Caselina numero 1. Caselina numero 1. Incastrata. E all'interno troviamo il marchio di Murad. Il marchio di Murad che conosciamo benissimo tutti. È una marca che è presente su tantissime piattaforme di vendita i prodotti di bellezza della skin care. Questo è il step 2, che sarebbe praticamente uno siero riparatorio con peptidi, rafforza la barriera, la protegge eccetera. Noi abbiamo ricevuto una crema di Murad nella versione piena in uno dei calendari d'avvento, non mi ricordo più in quale, che veramente è ottimo, lo sto testando adesso, veramente ha una texture molto molto piacevole, molto idratante, ma non impesantisce, quello che veramente mi piace. Il packaging molto carino, e la scadenza 6 mesi, va benissimo. Allora, noi abbiamo la versione piena di questo siero, che sono 30 ml e ce le vendono a 69,30 euro. È un buon prezzo per uno siero e full size. Siamo contenti? Sì, siamo partiti veramente alla grande, perché solo questo veramente costa più di metà del calendario. Grazie. Caselina numero 2. Cos'è che troviamo? E se volete sapere di più di questo prodotto, andate a scansionare il QR e immagino che ve lo fa vedere. Vediamo. Sì, vi fa passare subito sul sito tedesco. Ok, mi sono fatta già uno spoiler. E troviamo un olio dark oil di questa marca Professional Sebastian. Questa marca qui l'ho visto da qualche parrucchiere dove andavo a fare le pieghe, mi sembra, e mi sembra che mi piaceva. È un olio profumato. Io un olio secco profumato, io vi dico la verità, non uso. Ah, ha una texture di gel, non è, no, è un po' olioso, è un olio. E il profumo è molto bello, molto delicato, il prezzo molto piacevole, veramente sembra che vado a farmi un trattamento per i capelli. E il prezzo di questo prodottino, che praticamente abbiamo una mini versione di 30 ml, questo qui ci vendono a 9,95, veramente carinissimo. Grazie Flaconi, ci piace, mi piace questa roba qui dei QR, molto comoda, molto molto apprezzata. Caselina numero 3. Troviamo all'interno, mamma mia, come mini, troviamo l'Herborian, la marca coreana di make-up e skincare, e qui praticamente abbiamo CC Red Correct. Io praticamente non ho bisogno di questo prodottino, ma se voi avete la rosacea sulla pelle o avete la pelle rossata, questo prodotto qui viene a perfezionare il vostro sottotono di pelle, viene a correggere il vostro rossore e vi anche fa una skin care, perché comunque
questa marca ha all'interno i prodotti che si prendono cura della vostra pelle, non è un fondotinta, è praticamente una crema che viene a correggere quello che avete, non definitivamente ma temporaneamente. È un campioncino e anche la SPF 25, che è molto importante in estate, anche se un po' pochina. Numero 4. 444. E troviamo all'interno Daisy Wild Marc Jacobs Body Lotion. Ah, troviamo una crema per il corpo, un lozione praticamente. Io, per me il lozione è una versione di crema per il corpo che uso in estate perché è più leggera e aromatizzata, anche perché non mi piace usare tanto i profumi in estate. Per me una crema o un gel doccia che è profumato è perfetto. Vediamo di cosa sa questa. Sa di fiori. Abbiamo il packaging floreale e sa di fiori, veramente la texture è di un lozione, di una veramente bellissima. Andiamo a spoilerare quanto costa. Qui, secondo me, abbiamo comunque una versione mini perché è super piccolissima. Abbiamo 50 ml. Sì, 150 ml di questo prodottino ci vendono a 30 franchi 80, questo 10 euro, ma comunque va bene, una crema corpo ci sta sempre. La casellina numero 5 è gigantesca, guardate, è anche molto pesante. Speriamo di avere un prodotto veramente che ci fa sorprendere. Non capisco se è uno siero o una lozione. Vediamo adesso com'è il packaging. Ok, abbiamo un packaging di questo genere super basic, super. C'è scritto serum, skin booster. Me è un lozione, applicato sulla pelle c'è una profumazione veramente bellissima. Per me è un tipo tonico, non è uno siero. Infatti c'è scritto che lo applicate come il primo step dopo la vostra detersione, che sarebbe un lozione per la pelle, ma non uno siero. Va bene, lo testiamo volentieri, ve lo dico, perché questi prodotti qui, poi secondo me questa marca è coreana o sì. Valore di questo prodottino è 22,99 euro. Ci dicono che questo prodotto ha 6 tipi di peptidi con una formula avanzata per idratare la pelle e aumentare l'effetto complessivo in combinazione con altri prodotti della Cura, e vi consigliano ovviamente usare il loro retinol cream o il loro siero che trovate sul sito. Ovviamente vi vanno a consigliare altri prodottini della linea, che in realtà non è detto che funzioni meglio, ma comunque vi parlano di loro. Va bene, ci sta. La casellina numero 6. Andiamo ad aprirla. Abbiamo un buono di 10 euro sul Lancôme fino al 15.01. Non capisco se sul sito di Lancôme o sul sito di Flaconi. Comunque 10% sono pochissimi, perciò no, lo butto. Io aspetto quelli di 25. E troviamo all'interno, piccolissima, mi sembra che è una nuova versione della famosissima La Vie est belle. Io ho un'amica che adora La Vie est belle, la compra, non so, più di 10 anni, 15 anni, e qui praticamente abbiamo la mini bellissima, veramente da collezione, un profumo da collezione, che sarebbe quello, c'è anche una piccolina, che sarebbe quello, non lo sento bene, non so perché, forse, che sarebbe quello con il lampone. Questo mi piace di più perché quella versione classica è molto forte, molto dolce per me. Infatti, quando la sento da lontano, va bene. A me
Io sono contentissima di provare uno di questi profumi. Non sempre sono contenta di ricevere i profumi perché non sempre fanno il caso mio e non penso che il profumo sia una cosa inclusiva, anche perché tanta gente come me non cambia volentieri i profumi, ma comunque ci sta, ci fanno provare un profumo nel calendario dell'avvento, ci sta. Vasolina numero 7. 7, 7, 7. Nella casellina numero 7 noi troviamo il prodottino di Kiko Milano. Io conosco bene il marchio di Kiko. Quando mi sono trasferita in Italia 8 anni fa, io abitavo in una cittadina dove c'era un negozio di Kiko e ovviamente io andavo lì a spiare tutti i prodottini, usavo i loro prodotti di make up, usavo la loro skin care, le loro famosissime serie. Qui abbiamo praticamente un illuminante molto dorato, secondo me anche molto molto, non è molto, sì, non è molto leggero. Io personalmente non uso gli illuminanti secchi, uso solo quelli in crema. E comunque Kiko è una marca molto valida dei prodotti e un illuminante non è un prodotto inclusivo, perché se lo compra una persona con un sottotono di pelle un po' più scuro non le andrà bene. Per un sottotono come mio va benissimo. Grazie mille, vediamo quanto chiedono per questo prodottino qui. Questa è la colorazione 233 gold e lo vendono a 10 franchi 95. Va bene, 8 8 8 8 8 8, e troviamo il wow color wow, la marca che troviamo dall'anno all'anno più di tutti. Adesso va di moda già ultimi 3-4 anni, e lo spray che antifreeze, che praticamente non, inverno un prodotto che non potete, non può mancare veramente chi ha il capello che tende a fare un po' il volume in eccesso, va a fare i capelli più lisci. Fate la vostra piega solito. Io anche utilizzo adesso il loro spray, quello che dà illuminosità ai capelli, quello dopo la piega, veramente carino. Sì, Booster Volumizer. Ci sta, un prodotto nuovo, un prodotto di una marca che comunque è trend, che è famosa, perciò ci sta, sì, va bene. E questo prodottino è una full size, una travel size, secondo me, una, no, sì, una piccolissima size, 200 ml di questo prodotto ci vendono a 21 euro, qui abbiamo 50 ml, comunque con prezzi in questo calendario dell'avvento non andiamo per il momento, perché abbiamo ricevuto pochissimi full size e i full size ci coprono adesso il calendario, ma comunque non so se arriviamo a 600 euro. Sono un po' dubbiosa perché siamo già alla casellina numero 8. La casellina numero 9, piccolissima, speriamo di avere un prodottino di make up, è quello che mi interessa di più quest'anno. Allora, abbiamo... No, abbiamo la nostra dottoressa Barbara Sturm, la loro crema idratante nel formato 3,5. Di solito troviamo questa crema nel tubetto. Qui abbiamo invece questa qui. Io 2 anni fa ho comprato il calendario dell'avvento di dottor Barbara Sturm. Se vi interessa andate giù a vedere, i prodotti comunque non cambiano. Dico la mia opinione di qualche prodottino che conosco già. È una marca che mi piace, secondo me il valore dei prodotti un po' esagerato, perciò non andrei a comprarla ai prezzi del listino che vendono, ma se avete un'occasione di comprarla con lo sconto, come anche il calendario dell'avvento tutti gli anni a novembre, in realtà dovrebbe arrivarti già Black Friday, viene a costare 40% in meno, sì, a quel punto vale, perché veramente... per me personalmente non ha una profumazione molto aggressiva, fa il suo dovere, è veramente ottima. E sì, va benissimo. Ovviamente questa qui di 3,5 ml non riusciamo a comprarla,
ci vendono questa crema di 50 ml 165, qui nemmeno 5 ml veramente per una volta. Va bene, quella che era vicino a quell'altra abbondante, speriamo di avere un prodotto veramente gigantesco e costoso. Vorrei arrivare a 600 euro. Allora, abbiamo il Revlon Hydro Instant Detailing Conditioner for Normal to Dry Hair. Abbiamo praticamente un leave-in di Revlon Professional. Io questo tipo di prodotti li uso. Di solito vado a applicare quello del shampoo che utilizzo, tipo se utilizzo oggi il Ouai vado a utilizzare quello, se utilizzo Nashi vado a utilizzare quello, e di solito funzionano tutti bene, non ho mai trovato un prodotto che non faccia il suo effetto. Comunque si pettinano bene i capelli, sono lisci, sono morbidi, e vado a testare anche questo, va benissimo. 200 ml è una full size ovviamente. Andiamo a spiare con il nostro QR quant'è che costa questa qui, e ci vendono 200 ml a 11 euro, un po' budget, un po' budget, va bene, non so dove hanno preso 200 euro, veramente, certamente se contare quei 105, 3,5 ml della crema di Dr. Barbara Sturm, eccetera, sì, ma se contiamo solo i size che possiamo acquistare effettivamente sull'internet, non saprei. La casellina numero 11 abbiamo Yves Rocher, una marca veramente che non possiamo non conoscere nel mio paese di provenienza. Chi non sa, sono ucraina. Questi negozi qui ci sono già da 20 anni, forse lì, quando andavo ancora con la mamma a fare un po' di shopping di make-up o di skincare. Comprava sempre Yves Rocher, usavamo il loro gel doccia, shampoo, eccetera. Qui abbiamo uno siero idratante non stop, sarà un siero super basic. Questo piccolino di 30 ml, che è praticamente la versione piena, ci vendono a 15 euro. Ci sta, sì, ci sta, va bene, grazie. Io aspetto i prodottini quando ti offrono 600 euro, aspetti veramente i prodottini molto più carichi di prezzo. La casellina numero 12. Ho già preparato un bel po' di questi qui a regalare alla nonna, perché lei ancora utilizza gli smalti, questi qui normali. Io personalmente ho avuto un periodo quando non utilizzavo il gel, tipo adesso non utilizzo, ma adesso proprio perché ho un problema con la unghia, utilizzavo OPI, che hanno pazzesca base, e il top veramente si tiene anche sui piedi anche 3 settimane, sulle mani 10 giorni, una settimana sicuro facendo le cose domestiche. È un'ottima marca, purtroppo non è molto, non lo possono utilizzare tutti, e io personalmente non so nemmeno a chi regalarlo, perché tutti i miei amici utilizzano il gel, utilizzano semipermanente, ma non questi qui. Comunque va bene, la nonna speriamo che sarà contenta. La casellina numero 13, cosa che abbiamo all'interno, super leggero, e abbiamo Revitalash. Questo qui purtroppo è un campioncino, diciamo un campioncino, ma comunque tutti i campioncini 0,75, nemmeno un millilitro, veramente pochissimo. È già il terzo siero per le ciglia e sopracciglia anche che ho ricevuto quest'anno, 2 ne ho già finiti, c'è scritto sample not for sale. Revitalash, un'ottima marca che veramente fa l'effetto e non funziona sui ormoni, ma ha all'interno i peptidi, nemmeno una mini versione, perché ci vendono solo 2 ml a 70 euro, ma comunque 1 ml 35, ovviamente se contiamo magari arriviamo a 60, comunque. Se questi prodotti funzionano veramente, sì, funzionano veramente. Se bisogna utilizzarli sempre, io non ho personalmente i problemi, non ho mai fatto le laminazioni. So che le ciglia danneggiate dopo la laminazione o le sopracciglia hanno bisogno di questo ricovero. Io personalmente no, anche se quando ne ho li utilizzo comunque.
Abbiamo una casolina numero 14. Pensavo già di saltarla. Shiseido, abbiamo due patch di Shiseido. Shiseido ha personalmente due linee di patch che io conosca. Una è quella con il retinolo che sono un pochino aggressivi, dire la verità, sono un pochino, diciamo, dovete stare attenti. Questi invece sono super idratanti e sono i migliori patch sul mercato per me. Non ho trovato ancora i patch migliori perché sono molto coprenti, praticamente vi copre tutta la zona qui e sono molto idratanti, li potete lasciare anche mezz'ora e non vi si seccano, non avete quel effetto che la pelle è un po' secchina. Quindi sono ottimi e sono anche molto 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 costosetti. Comunque costerà una 10 euro, sicuramente sono molto 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 buoni. La casellina numero 15, mi sta cadendo il calendario, 15, si è sbilanciato un po'. E troviamo Bare Minerals, la marca Bare Minerals. L'ho provata perché un tempo io andavo in una farmacia dove Bare Minerals, o forse da natura sì, e vedevo sempre questo stand, ovviamente sempre vorrei provare qualcosina. E io già da anni guardo il calendario dell'avvento che loro vendono su Zalando. Non sono mai andata a spiare. Praticamente qui abbiamo highlighter, blush, sicuramente più highlighter che il blush, veramente molto 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 bello. E il secondo highlighter è più blush, veramente è molto rosato. E il secondo highlighter che troviamo, ragazzi, due non ci servono. Grazie mille, ma capisco che è un prodotto che non si vende tanto e cercano di metterli dappertutto. Abbiamo la colorazione Move Glow e ce la vendono a 23,40, 23,45 euro per questo qui. Non lo so, io personalmente non sono fan di questi prodottini qui, ma se vi piacciono questi prodottini di make-up, lo potete tranquillamente utilizzare come ombretto, ma non per il viso nel mio caso qui. Va bene, ci sta. Ci sta, non ci sta, decidete voi, a me personalmente no, va bene. La casellina numero 16, è super leggerissima. Questa maschera qui per il viso di Ahava è una super mini size, ragazzi, ancora una, non è nemmeno travel, è super campioncino. Questa marca qui la conosco, ne avevo utilizzato un po' di prodotti, mi sembra sempre o le creme corpo o qualcosa così. Qui abbiamo questa maschera in 50 ml che andrebbe a costare 30 euro e abbiamo 15 ml, dividiamo in 3, 10 euro. Sì, beh, adesso mi ricordo che questa marca qui la vendono anche in farmacie e per questo l'ho comprata. Mi sembra sempre la crema corpo, qualcosa così. Va bene, vorrei qualcosina che mi tira un po' più su di morale, perché per il momento non ci sono proprio prodotti che veramente andrei fissa a comprare. Non andrei a metterli nel carrello e comprarli. Allora, la casellina numero 17, troviamo un profumo Versace Dylan Turquoise. Allora, abbiamo il secondo profumo in questo calendario dell'avvento. Super mini Versace, wow. Guardate che piccolino. Andiamo a testarlo, dai. Ma come si apre? Si tira? Personalmente non è un tipo di prodotto che andrei a comprare e ripeto, non capisco perché mettono i prodotti, i profumi nei calendari d'avvento, perché alla fine non sono molto inclusivi e non saprei nemmeno chi regalarlo. Alla fine va per la gente e magari qualcuno a cui piace, speriamo che si trova, che se lo tenga. A me veramente non mi fa respirare questo profumo qui. 18. E troviamo la marca che troviamo dappertutto in diverse versioni e qui abbiamo
Rose Hip Biogenerate Facial Oil. Io li ho per il viso, non li utilizzo così tanti, veramente. Non saprei. Questo non capisco se con la vitamina C, organico, biologico, cercano sempre di metterci prodotti che mi sa che non si vendono tanto o comunque 10 ml di questo prodotto qui e ci costa 14,30, ma voi andrete ad acquistarlo? Io personalmente non andrei ad acquistarlo. 19. Troviamo il prodotto che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento precedente. Spero che il video è già uscito. Lo sto montando proprio questi giorni e abbiamo un olio per le labbra. Qui invece nel calendario precedente avevamo la versione piena, qui abbiamo la versione mini. Questi qui li danno di solito come regalo quando acquistate uno o due prodotti full size di Clarins. 1,4 ml Lip Comfort Oil nella colorazione 04, va bene, non lo vendono nemmeno. Vediamo se lo vendono. Di solito ci sono questi prodotti se li acquistate, tipo il set, i cofanetti, vedete già il mio viso. Io davanti a me ho 24, 23, 22, 21 e 20. Veramente pochissime caselline e il mio umore ormai sta per finire. Apriamo, 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 apriamo e troviamo un altro prodottino per i capelli. Abbiamo una maschera con H Omega 9 che ripara i vostri capelli, quella professional. È praticamente un conditioner, lo applicate solo, lo tenete un po' di più. Io adesso questo tipo di prodotti li utilizzo perché mentre magari io subito faccio il shampoo, applico questa maschera, mentre mi faccio uno scrub o qualcos'altro, fa il suo effetto. Ci sta, ci sta. Ce lo vendono a 15 euro questo piccolino qui. Va bene. La casellina numero 21. Abbiamo il Mi Bad Girl Bang Mascara di Benefit. Questa qui ne ho trovato quest'anno già, non so quanti. Questa mi piace. Il mascara, io personalmente sto utilizzando adesso Bad Girl di Benefit nel color marrone, che non è super scuro, è proprio giusto giusto giusto, mi piace tantissimo. A 11,40 ce la vendono. Ah, ok, va bene, ce lo vendono. Allora sì, abbiamo un mascara che possiamo acquistare, va bene. Un mascara ci sta, un buon mascara, Benefit una buona marca, ci sta. La casina numero 22 deve finire questo video perché il mio bimbo lì che si sta lamentando. E troviamo un prodottino che conosco benissimo. Ah, due prodottini. Allora, troviamo il pistacchio Salted Caramel, che è praticamente lo spray che sto utilizzando adesso dopo che faccio la doccia e dopo applico la crema. Qui abbiamo una super mini, io invece quella più grande, e abbiamo la Boom Boom Bam Bam Cream nell'altra profumazione, Delicia Sol de Janeiro. Sì, questi prodotti li conosciamo già, li riceviamo. Qui abbiamo purtroppo super piccoli, piccolissimi campioncini, ma va bene. In viaggio li portiamo. 23, 23, 23, 23, 23. Abbiamo Rosenthal Organic, questa marca qui la riceviamo già quest'anno, non la prima volta. E abbiamo un altro Gua Sha, non so perché in calendario un po' budget. Forse capisco perché mettono tanti magari elastici o il Gua Sha o i prodottini così. Questo è super piccolissimo per fare il Gua Sha. Chi non ha guardato il video precedente, io parlavo che il Gua Sha è veramente un ottimo metodo per stimolare la vostra pelle, ma purtroppo se non lo utilizzate tutti i giorni e se non conoscete la tecnica giusta, c'è poco da fare. La 24. Più grande, dai, non deludermi. Abbiamo una full size della marca Nuxe. Nuxe, penso che la conoscete tutti bene, è una marca che si vende
in farmacia un tempo, forse 5 anni fa, c'era super super virale il loro olio con il shimmer e io lo avevo, lo provavo. Qui abbiamo la crema anti-età globale che viene a riparare la vostra pelle e prevenire le rughe. Super, c'è scritto che è super 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 innovativa. Il packaging è di vetro, così. Questa crema qui ci vendono a 50 euro. Io personalmente per il momento ho trovato solo pochissimi prodottini che mi piacciono. Questo forse è uno di quelli che non mi dispiace di ricevere. Lo siero di Murad, noi praticamente ci paghiamo il calendario, il resto lo prendiamo come i piccoli regalini, perciò non andiamo a contarli. Va bene. Io sono contentissima di aver aperto questo calendario dell'avvento, è una prima scoperta per me. Io vi ringrazio che avete guardato questo video. Io vi chiedo gentilmente di lasciare i vostri commenti, scrivetemi se c'è qualcosa che vi piacerebbe cambiare. Io cercherò di migliorare come posso nel limite di tempo che ovviamente mi do con la mia famiglia. Grazie mille a tutti ancora, vi auguro una buonissima giornata. Io spero che siete già pronti a acquistare i vostri regali per la Black Friday. È un periodo perfetto per acquistare i regali natalizi. Io vi chiedo di iscriversi al mio canale, andare a seguirmi sull'Instagram perché lì ci chiacchieriamo un po' di più. Io vi racconto le mie opinioni, facciamo amicizia, magari facciamo anche qualche incontro per un caffè. E grazie mille a tutti. Ciao ciao ciao.